Manuel, come cambiano gli allenamenti nel momento in cui siamo passati in zona gialla? Ma come vedi Antonio, l'allenamento finalmente può diventare un allenamento di contatto, come è questo sport, quindi tantissima partitella, tantissime situazioni, cercare di far divertire il più possibile, cosa che questo anno ci è rimasta molto complicata, perché tra zone rosse, tra divieti di contatto, questi ragazzi hanno proprio bisogno di stare all'aria aperta e di giocare. Quindi sarà tantissimo improntato sul gioco. Abbiamo avuto modo di parlare con il presidente, che conosci molto bene, Gianluca Branchi, e ci ha dato qualche anticipazione su quelli che sono i vostri programmi, ma nel dettaglio? Nel dettaglio quest'estate stiamo già organizzando per riconfermare come sempre i campi solari nostri tramite new entries e chiaramente i vecchi personaggi tutti super riconfermati. Più la novità sarà appunto la presenza di un summer camp sul calcio che stiamo organizzando, che si svolgerà in questi campi, in quelli a Piavaltoppo. Siamo super carichi, ci saranno tanti nuovi istruttori e sperando la presenza di Massimo De Paoli, che stiamo già fortemente ricontattando da Brescia. Un'esperienza che già ha avuto il suo successo. Sì, all'inizio, poi COVID. Un'esperienza che purtroppo c'è stata fermata 3-4 sedute dalla fine, ma comunque ha riscosso successo. Non so se ti ricordi, c'era gente da Grosseto, gli istruttori di Grosseto, comunque da tutta la Toscana sono venuti a vedere De Paoli, che comunque resta sempre un maestro del calcio, comunque del calcio giovanile. È una cosa che riconfermiamo con molto volentieri, con ansia di averlo comunque. La cosa importante è che comunque voi non siete rimasti fermi, perché tanti istruttori hanno avuto modo di fare dei corsi e quindi di aumentare quella che è la loro preparazione. Questo è quello che sarà secondo me la marcia in più nostra per il prossimo anno, sicuramente averci 4-5 istruttori UEFA-C in più, perché ti parlo io, nella speranza comunque di passare, che abbiamo l'ultimo esame il 22 maggio, quindi sperando di passare, io, mister Federico Milighetti, Andrea Bucciarelli e Marco Piccini, che comunque avremo, sperando, tutti i patentino entro fine maggio. La partecipazione dei ragazzi è grande? Sì, la partecipazione fortunatamente ancora è grande, sono contenti, sono felici, ora purtroppo tra quarantene varie tutti, non li abbiamo tutti, però sono contenti, poi più giocano più si divertono. E auguriamoci che tutto possa, come dire, sparire. Sì, in questi mesi coi vaccini, con tanto nostro impegno che c'è stato durante più di quest'anno, e di riuscire a superare questa situazione. Grazie. Grazie a te.